Parliamo del rischio chimico in generale e correlato al mondo dell'edilizia. Il rischio chimico in edilizia è molto spesso non valutato, sottovalutato anche nell'ambito dell'attività di vigilanza e di controllo che normalmente viene condotta, anche perché una grande attenzione viene prestata a quelle che sono tutte le misure legate alla sicurezza e alla prevenzione del rischio di caduta dall'alto, ma anche di seppellimento, che rappresentano appunto gli aspetti più rilevanti in tema di sicurezza all'interno dei cantieri, nel settore delle costruzioni. Il rischio chimico in edilizia è dovuto alla presenza di tante molteplici preparati, sostanze che vengono utilizzate durante l'attività, che possono variare dagli adesivi che vengono utilizzati per intonaci parnetti a particolari, dagli additivi del calcestruzzo, delle malte, dalla presenza durante le attività di polveri che possono essere polveri inerti, polveri silice, polveri di legno, e poi anche tutta quella serie di preparati che vengono utilizzati ad esempio per la posa del legno, delle piastrelle, tutte le attività di levigatura di legno e di pavimenti e quant'altro. Anche per questa presenza di questi prodotti, di queste miscele all'interno dell'attività di sia di costruzione ex novo sia anche di ristrutturazione di appartamenti o di case, insomma, è rilevante che vi sia una valutazione del rischio chimico. Il rischio chimico è ovunque, però parliamo nello specifico ovviamente del rischio chimico correlato agli ambienti di lavoro. Le sostanze chimiche sono ovunque. Qualunque ciclo produttivo utilizza sostanze chimiche. Ciò che differenzia l'utilizzo di una sostanza chimica a una sostanza chimica pericolosa è l'elemento poi che è generato dal sistema di classificazione del regolamento europeo CLP per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Questo regolamento è un regolamento orizzontale, quindi si occupa di tutte le sostanze e miscele in particolare immesse sul mercato che vengono utilizzate nei luoghi di lavoro, quindi anche in edilizia, ma non solo, che possono essere immesse anche in vendita al pubblico. Il datore di lavoro deve fare la valutazione del rischio chimico e lo deve fare partendo con l'identificazione della pericolosità di sostanze e miscele che sono utilizzate all'interno del proprio luogo di lavoro, acquisendo le informazioni disponibili all'interno della scheda dei dati di sicurezza e valutando quelle che sono poi le modalità di impiego, la durata,
i livelli di esposizione. Naturalmente deve essere anche fatta una valutazione su quelle che sono le situazioni di contemporaneità, di uso effettivo. A che cosa serve poi questa valutazione del rischio? Serve proprio ad andare a individuare innanzitutto se ci sia un rischio per la salute e per la sicurezza, poi soprattutto, ed è la finalità di qualsiasi valutazione del rischio, è quella di andare ad individuare quelle che sono le misure preventive e protettive che devono essere adottate. Il dipendente di un'impresa deve naturalmente viene informato e formato rispetto anche a questo rischio dal datore di lavoro, ma anche nel momento in cui, diciamo così banalmente se si può dire, utilizza un adesivo anziché una malta cementifera o cementizia o quant'altro, valutare quelli che sono i dati riportati all'interno dell'etichetta, perché l'etichetta è uno strumento importante di trasmissione delle informazioni in merito sia al possibile rischio per la salute legato all'utilizzo di quel materiale, ma sia anche di quelle che possono essere le misure a grandi linee di prevenzione che possono essere adottate. Primo strumento di informazione di una miscela classificata pericolosa immessa sul mercato è l'etichetta di pericolo, che contiene alcuni elementi precisi e distinti, primo dei quali il pittogramma, che è questo simbolo che da un punto di vista visivo impatta sull'utilizzatore professionale e non. Dal 2015 questi pittogrammi sono modificati per le miscele e attualmente possono essere utilizzate solo le miscele che portano il pittogramma di nuova generazione derivato dal sistema GHS delle Nazioni Unite, e che consta di un quadrato con il lato rivolto verso il basso, bordo di colore rosso, fondo bianco e simbolo di colore nero. Tutte le miscele pericolose, quindi tutti i barattoli con i vecchi pittogrammi, sarebbero, tra virgolette, banditi dai luoghi di lavoro e dall'immissione sul mercato. Abbiamo anche il regolamento REACH. Che cosa lo contraddistingue e ci sono novità in merito? Allora, per quanto riguarda il regolamento REACH, diciamo che questo è il regolamento uscito già da più di una decina d'anni e si applica per step successivi. L'ultima fase sarà quella di registrazione, che è del 31 maggio del 2018. Cosa sono queste registrazioni? Di fatto le sostanze vengono valutate e poi registrate dopo una valutazione da parte di colui che la fabbrica o la importa. Il regolamento poi consta di altre due parti che riguardano anche l'autorizzazione di sostanze particolarmente pericolose, in particolare i cancerogeni, tossici e mutageni per la riproduzione, nonché i particolarmente bioaccumulabili tossici per l'ambiente, che invece possono essere utilizzati e immessi sul mercato solo previa autorizzazione. All'interno degli adesivi, dei pannelli di separazione, ad esempio negli uffici, delle schiume isolanti, possono essere presenti ad esempio formaldeide, urea formaldeide, è stata recentemente classificata come cancerogeno certo per l'uomo. Altre sostanze che possono essere presenti sono ad esempio, sempre con riferimento alle schiume isolanti, sono le resine poliuretaniche, sono presenti preparati epossidici che possono avere delle funzioni allergizzanti, sensibilizzanti a livello delle vie respiratorie, con dei quadri anche importanti dovuto alla presenza appunto degli isocianate, che possono avere degli effetti sulla salute sia a livello delle vie respiratorie sia a livello del fegato, e sia pure quando non sono utilizzati dei dispositivi di protezione individuale per le mani, per la cute, anche a livello della cute. Si tratta di un allegato di una direttiva europea che stabilisce la lista pressoché completa di tutti i materiali che diventano
nelle varie fasi di produzione dei vari settori, prima o poi rifiuti. E quindi questi rifiuti devono essere per prima cosa classificati, e questo catalogo non fa altro appunto che assegnare un codice che viene chiamato appunto nel gergo tecnico il codice CER, che deriva appunto da questa denominazione, e permette di individuare appunto, prima ancora di iniziare le fasi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti, di classificarli, di dargli quindi una caratterizzazione di tipo chimico-fisico, e attraverso questo codice permettere poi in modo corretto le varie fasi di smaltimento o trasporto, eccetera. Che cosa consiste adottare delle misure preventive? Sostanzialmente in una scelta di attrezzature diverse per l'effettuazione, ad esempio, delle tracce, perforazioni di pareti, sezioni di muri, che sono l'utilizzazione di altre attrezzature che abbiano la possibilità di erogare acqua nebulizzata in maniera tale da abbattere immediatamente quelle che possono essere le polveri che si vengono a sviluppare. Un'altra attività che vale la pena di ricordare, nella quale si può avere uno sviluppo importante di polveri, anche silice, è proprio quella della pulizia a secco, che può essere fatta a fine lavorazione sui pavimenti e quant'altro. Ecco, anche questa ovviamente l'indicazione è quella che venga ad essere effettuata ad umido e non a secco. In alcune particolari situazioni può essere anche importante andare comunque a garantire un'aspirazione vicino ai punti di lavorazione. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, il documento principe per ricevere informazioni è la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza solitamente i datori del lavoro la ricevono compilata dai loro fornitori. La devono ricevere compilata dai loro fornitori quando ricevono miscele pericolose, oppure la possono richiedere anche nel caso in cui si forniscano di una miscela che non è pericolosa, non contiene alcuna sostanza pericolosa. Devono ricevere quella che si chiama la nota informativa di cui l'articolo 32 del RIC, che contiene quantomeno, oltre che il numero di registrazione della sostanza, anche le misure di gestione del rischio previste eventualmente per quella miscela non pericolosa, che però potrebbero esserci. La scheda di sicurezza è quindi un documento informativo più completo rispetto all'etichetta. Serve per individuare le misure di gestione del rischio che ha previsto il fornitore, nonché i dispositivi di protezione individuale, eventuali misure in caso di emergenza, di primo soccorso. La valutazione più globale la deve fare il datore di lavoro con la valutazione del rischio, in particolare del rischio chimico, assieme al proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nella formazione del lavoratore ci sta anche la conoscenza degli elementi dell'etichetta di pericolo, la capacità di leggere una scheda dati di sicurezza e di ritrovarsi nelle proprie modalità di lavoro. Il lavoratore deve essere consapevole, deve conoscere la sostanza che sta manipolando per poterla poi manipolare in sicurezza. Tra i corsi di IPLE vi segnaliamo da martedì 5 giugno i materiali da costruzione e i controlli di accettazione in cantiere dopo le norme tecniche per le costruzioni 2018. Da mercoledì 13 giugno aggiornamento sicurezza lavoratori settore costruzioni rischio alto, accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Martedì 12 giugno 2018 l'IPLE organizza il seminario gratuito Le reti di sicurezza e i dispositivi anticaduta. L'obiettivo è come sempre quello di approfondire il tema del lavorare in assoluta sicurezza attraverso la giusta formazione. Per qualsiasi informazione e approfondimento su corsi e seminari si può consultare il sito dell'IPLE www.edili.com in continuo aggiornamento. Si può seguire l'Istituto Edile di Bologna anche attraverso le pagine Facebook, LinkedIn e Google+. Potete inoltre rivedere tutte le nostre trasmissioni su YouTube al canale Edilizia Sicura.